Vi lascio alla seconda parte del filmato e vi invito a scoprire cosa sto per realizzare su questo supporto. Ci sentiamo alla fine del video. Buona visione. Thank you.
Scegliere meglio di Freddie Mercury per fare rivivere su una tavola che doveva essere eliminata tra i rifiuti un personaggio che purtroppo non è più tra noi. Ho preferito un progetto pop art perché la violenza dei colori, l'accostamento netto tra una colorazione e l'altra si adatta perfettamente al personaggio molto trasgressivo di Freddie Mercury. Ho trovato particolare difficoltà nel trovare l'immagine giusta, soprattutto far dare l'impressione della torsione del bacino e tirarla fuori con pochissimi tratti, con pochissime linee. Non riuscivo a trovare l'immagine giusta che rendesse questo movimento di torsione verso l'esterno in modo abbastanza efficace con pochissime linee. Ho dovuto fare una decina di bozzetti, poi ho scelto questo e penso che sia abbastanza realistico, anche se dovrebbe essere visto dal vivo.
Le altre tre sono delle immagini che ritraggono questo personaggio in atteggiamenti tipici. Questa in modo particolare è quando ha cantato Bohemian Rhapsody a Wembley, nello stadio. Questa è una tipica foto quando si mostrò con la corona della regina, e questa è inutile dire, è un suo atteggiamento tipico con il braccio verso l'alto. È il microfono che riequilibra questa, diciamo, posizione plastica. Vi saluto e vi ricordo che se volete potete registrarvi al mio canale YouTube, se vi piace il video potete lasciare un like, oppure registrarvi alla mia pagina Facebook, Instagram e Twitter. Ciao e alla prossima!